mi sento bene, ci stiamo preparando bene, ormai è da un paio di mesi che ci alleniamo duro. Ho voglia di combattere, di fare un bel match, arrivo da due sconfitte, non ne voglio un'altra. Ci siamo già incontrati, lo conosco, un anno fa esatto, più o meno. Erano le semifinali degli assoluti, fasi regionali dell'anno scorso. È stato un match comunque impegnativo perché, insomma, è un buon pugile Fiorino, lo rispetto e mi aspetto che non sarà da meno anche questa volta. Dovrò sudare. Ci siamo incontrati l'anno scorso in semifinale dei campionati ed è molto bravo, merita rispetto. Non ho idea di quale sia la sua tattica, ma noi la nostra tattica l'abbiamo studiata già da un po' con Francis, che secondo me è un coach molto in gamba e stavolta se l'è studiata bene. Io credo che la mia tattica è sempre quella, non penso di cambiare. Ovviamente sulle sei riprese e anche con i guanti da professionista cambiano parecchie cose, però diciamo che la linea io penso di non cambiarla. Il rapporto con l'angolo è molto importante, perché se al tuo angolo c'è una persona che ritieni come un amico, un fratello, viene più facile il match, la gara. Con Damiano sono da sempre insieme, non ho mai cambiato ed è da ottobre 2011, quindi sono 8 anni. Per me è molto importante averlo sempre con me, i suoi consigli sono oro e insomma è quello che mi ha creato e se siamo qua è anche grazie a lui. Questo secondo me sarà un match vero, Schiattone è un avversario duro e ce la metteremo tutta. Questo 7 dicembre mi aspetto una guerra, sicuramente, perché Fiorino è un pugile che comunque non si tira indietro quando c'è da scambiare corpo a corpo, e quindi spettacolo assicurato, sicuramente, e un bel match, sicuro, sono sicuro che ci divertiremo entrambi. Voglio vincere. Assolutamente voglio vincere, fondamentale.